Timidamente, con la lentezza delle decisioni a 28, l'Unione Europea prende posizione rispetto al degradarsi della situazione in Egitto. I ministri degli esteri europei ridefiniranno i rapporti bilaterali entro pochi giorni, ha detto il responsabile della diplomazia francese, Laurent Fabius. I ministri prenderanno una decisione certamente a metà settimana e dunque al momento stiamo riesaminando le nostre relazioni con l'Egitto in funzione della situazione. Vedremo quali decisioni prendere. Protocolli di libero scambio su prodotti industriali, accordi preferenziali sul commercio agricolo, cooperazione politica, scambi culturali, parte di un'intesa firmata nel 2001, sono ora a rischio. Così come appese ad un filo sono ormai gli aiuti che vengono da Washington sotto la pressione dei repubblicani in particolare. Vista la recente spirale di violenza non vedo come potremo continuare gli aiuti. Credo debbano essere congelati perché in particolare dopo che il presidente Obama non ha chiesto la sospensione degli aiuti nel suo discorso questa settimana, i militari hanno l'impressione che qualunque cosa facciano gli aiuti siano un dato acquisito. Quindi io a questo punto sono per il congelamento degli aiuti. Ieri, in riferimento alle reazioni di Stati Uniti ed Unione Europea, il ministro degli esteri egiziano ha parlato di ricatto inaccettabile.